Nel 2002, dopo anni di studio e di lavoro passati fuori dalla Puglia, ho deciso di ritornare nella mia città per fare la professione di grafico. Un anno dopo nasce questo studio che si chiama Uso Opposto. Grazie. E nasce a Grottaglie, appunto la mia città, che diciamo, questo particolare non è trascurabile, lo vedremo in seguito. La geografia in cui ci ritroviamo è un particolare che ritornerà poi nel nostro discorso. Abbiamo deciso di ritornare a Grottaglie e fare grafica. La grafica è una disciplina che si occupa di tradurre in forma visiva un concetto, il concetto che si intende comunicare. Ciò avviene attraverso l'utilizzo di immagini, segni, ma anche artefatti. Una prova della sua esistenza ce l'abbiamo giornalmente, perché in maniera quasi subdola riesce ad entrare nelle nostre case sotto forma di pubblicità, di stampa, di TV, no? Diciamo che noi ci occupiamo di comunicare qualcosa, in effetti, che dà valore a un prodotto, oppure descrive la qualità di un'azienda, oppure tante volte invece descriviamo in maniera, diciamo, le bellezze di un luogo turistico. Come facile dedurre, è una professione che evidentemente sfrutta le qualità innate, magari, o acquisite nel tempo di un grafico, per comunicare invece, per essere al servizio di altre persone, di esigenze altrui. A volte capita che, per ovviare a tutto questo, cioè al peso evidentemente che e dai vincoli produttivi e commerciali che si hanno in questa professione, di un attimo fermarsi e voler fare qualcosa per se stessi. In questo modo la grafica riesce anche a creare delle storie ogni tanto. Noi l'abbiamo fatto, noi parlo di gente che lavora adesso nel mio studio, altri visionari come me che hanno deciso di lavorare qui al sud, nel nostro caso, nel nostro studio, Pierfrancesco e Dario. Abbiamo dato vita a un progetto che si chiama La Puglia in un piatto. È un libro che intende in qualche maniera riuscire a creare un ponte tra quello che facciamo normalmente, cioè la grafica, e gli input che ci vengono trasferiti quasi naturalmente dal territorio in cui viviamo. Col tempo ci siamo resi conto, in realtà, che molto del materiale produttivo che veniva fuori dal nostro studio aveva le sembianze vere e proprie di diciamo, elementi che appartenevano al nostro territorio. E quindi ci siamo detti, perché non parlare evidentemente di ciò che il nostro territorio offre in termini di eccellenza e descriverlo però in maniera diversa, del tutto diversa, vista dagli occhi dei grafici. In un certo senso facciamo un'operazione filologica, cioè, nel senso, intendiamo illustrare, dare lustro alle nostre eccellenze, a quello che il nostro territorio può offrire. E lo facciamo, per questo ritorniamo al fattore geografico, su un piatto che è il piatto di ceramica tradizionale, diciamo, di Grottaglie, del paese dal quale proveniamo. Per fare questo diamo inizio a una ricerca che facciamo sul campo. In un certo senso entriamo nel mondo
diciamo, produttivo anche della cultura locale. E facciamo sì che la grafica diventi un elemento pedagogico, cioè aiuti a decodificare i segni di un territorio e in un certo senso a renderceli più, più vicini. In questo caso noi siamo andati nelle zone dedicate appunto alla cultura popolare, siamo entrati nei mercati, siamo andati nelle pescherie, tutti quei luoghi che se siete pugliesi vi saranno sicuramente familiari. Abbiamo detto che abbiamo trasportato e trasferito le immagini della nostra cultura sui nostri piatti. Per farlo abbiamo utilizzato un mirino. Abbiamo preso un pezzo di cartone, ce ne siamo andati in giro per la Valle d'Itria, per quegli scenari bellissimi della nostra Puglia, e abbiamo inquadrato manualmente ciò che ci veniva in mente, ciò che avremmo voluto rappresentare sui nostri piatti. Si è trattato in realtà di descrivere in questo libro dei valori, di riportarli alla luce, i valori appunto tradizionali del nostro territorio, quelli che abbiamo assorbito nel corso degli anni. L'abbiamo fatto in maniera diversa, abbiamo voluto reinterpretare le ricette. Quello che è noto come essere uno dei piatti, diciamo, più apprezzati della cucina pugliese, cioè le polpette, noi le abbiamo viste così. In un certo senso è la versione dialettale di un piatto come quella delle polpette, perché in un certo senso ci porta, da quando eravamo bambini, a indicare, a utilizzare il termine polpette per indicare, che ne so, i gol, no? Un 5-0 per noi sono 5 polpette a 0. Oppure abbiamo preso come riferimento degli elementi, caratteristici sempre del nostro territorio dal punto di vista appunto dei mezzi. Ciò che in altre parti d'Italia è soltanto un semplice mezzo di trasporto, da noi invece diventa un negozio a cielo aperto ed è facile trovarlo nei punti d'uscita delle città. È facile capire e intuire che se si tratta di cozze, il fatto di essere ai limiti della città porta sicuramente dei vantaggi, almeno alla popolazione. Oppure abbiamo tirato fuori quei valori fondamentali che adesso è difficile ritrovare, come è scampagnate fuori porta, no? Quelle che negli anni 70 o 80 ancora dalle nostre parti erano ben presenti. Le famiglie che si riunivano andavano fuori e portavano con sé il cibo che diventava cibo da trasporto, oppure prendeva come riferimento la natura, e lo vediamo in queste forme delle nostre classiche scarcelle, un elemento tipico della cucina pugliese. Oppure un altro elemento che ci veniva in mente è quello che noi pugliesi riusciamo a fare benissimo, cioè riuscire a dare riuscire a fare di un mezzo un utilizzo del tutto diverso. Per cui da uno stendipanni si arriva invece ad avere un oggetto che serve per far essiccare il pesce. Chi di voi o di noi non ricorderà le texture presenti sugli abiti delle donne, le donne del sud, quelli classici, che avevano appunto queste particolari decorazioni che a noi hanno ricordato molto invece le forme che poi abbiamo inteso riprodurre relative al riso oppure alle cozze. E ci venivano in mente queste donne che, ecco perché il punto interrogativo al posto della testa, è una domanda che ci siamo fatti da noi, del perché appunto queste donne in piena estate vestivano sempre di nero. È qualcosa che, insomma, rimane della nostra tradizione. Oppure chi come me appartiene agli anni 70,
Avrà sicuramente notato o giocato nel corso degli anni con quei giochi che quei famosi giochi degli anni 80, le antiche console, in cui a farla da padrone era un grosso granchio pixelato che tentava di invadere la Terra, quando invece noi vedevamo tutt'altro, vedevamo e sentivamo i profumi dei granchi che assaggiavamo a pranzo o a cena, uno di quei sapori talmente forti che è difficile dimenticare. E noi l'abbiamo interpretato in questo modo. Per non parlare poi di elementi della tradizione che si sono quasi definitivamente persi e che abbiamo voluto recuperare, come la presenza delle donne fuori dalle case, e ci veniva in mente sempre questo oggetto, cioè questa sedia di paglia che, messa fuori dalle case, risultava un po' come una sedia che occupasse il territorio nelle ore più calde della giornata, perché poi di sera invece si faceva questo rito, che era il rito della muzzicata, la chiamiamo noi, no? Cioè di riuscire attraverso un masso levigato a sbucciare le fave secche. È una cosa che non si fa più, quindi l'abbiamo interpretata quasi come l'anima di questa fava, di questo particolare rito che non c'è più e che va via. E in un altro modo invece abbiamo voluto interpretare un'altra ricetta della tradizione, del famoso polpo affogato, e ci è venuto in mente invece la generosità di noi pugliesi, no? Quella tanto decantata. E ad un certo punto ci ha fatto talmente pena che uno scafandro per farlo respirare ci stava bene. Ora, in questo modo sono state realizzate circa 60 ricette della tradizione pugliese. 60 ricette che sono state realizzate all'interno delle nostre case, sono state poi fotografate e poi debitamente mangiate, quasi a, in un certo senso, rappresentare un rito ancestrale, no? come succede nei popoli primitivi, in cui mangiare qualcosa di forte ti rafforza ancora di più. Qua lo potete vedere benissimo. Succede che questo libro finalmente trova la fine, perché è durato veramente molto. Trova la fine, però a un certo punto ci chiediamo se è il caso di portarlo in giro ad editori, a presentarlo presso degli editori o comunque dei produttori, per capirne la bontà, cioè se è il caso effettivamente di riuscire a metterlo sul mercato. Ci viene detto che è un libro difficilmente piazzabile, come dicevano loro, dal momento che risulta essere un ibrido, non è né un libro di cucina, quindi un vero e proprio ricettario come si usa ultimamente presentare in TV, e neanche un libro di design. Per cui decidiamo ad un certo punto di tagliare la testa al toro e utilizzare quello che è lo strumento che negli ultimi anni può darci, ecco, la certezza un po' di quell'uso democratico che si può fare di internet, e decidiamo di lanciare un nostro sito, un sito dedicato al libro, e in un certo senso poi dopo chiamare in causa alcuni blogger internazionali a cui far recensire il libro, o comunque pensare di capire cosa ne pensano. Siamo nel settembre del 2010, noi lanciamo questo sito, abbiamo appena un paio di visite. Due mesi dopo, grazie appunto ad alcune recensioni fatte da blogger internazionali più che italiani, il sito viene visitato da 9 paesi, da 53 città e da ben 3 continenti.
Dopo 3 mesi, diciamo, i dati subiscono anche un'ulteriore impennata, fino ad arrivare ai giorni nostri, ad agosto, in cui con soddisfazione possiamo dire che un prodotto partito dalle nostre case, che in un certo senso ha voluto mettere in luce le eccellenze della Puglia, è stato visitato da ben 90 paesi, eccetera, eccetera, di città e 5 continenti. Come spesso accade, ecco, il rumore provocato all'esterno sveglia chi è in casa, in questo caso sveglia i media, diciamo locali almeno, non dico nazionali, dal momento che è il marzo 2012 quando a questo libro viene assegnato il secondo premio a livello mondiale in una manifestazione che si chiama Gourmand Award. E che viene realizzato a Parigi e premia, diciamo, i migliori titoli editoriali, riguardo alla gastronomia. Insomma, devo dire che a bocce ferme è veramente, difficile pensare che, partendo evidentemente da, veramente pochissimi dati che avevamo in mano, si sia riusciti poi ad essere catapultati all'interno di una realtà come ad esempio il Teatro delle Folies Bergère, del quale avevamo soltanto sentito parlare sui libri o ecco, sapevamo delle gesta che venivano compiute all'interno di questo teatro, e riuscire appunto ad entrare in questa atmosfera di globalità, cioè la Puglia che incontra il resto del mondo e ci si scambia in una, diciamo, in un consesso così importante delle informazioni. Tutto questo potrebbe sembrare la storia, scusate, la storia autocelebrativa di uno studio. In realtà non è così. In realtà volevamo mettere in rilievo ciò che la Puglia ci può dare con le sue eccellenze. Parliamo sempre di un territorio arido, no? Da dove bisogna andare via per trovare occasioni. In questo caso ci ha dato l'occasione di parlare con un linguaggio della Puglia, in qualche modo evoluto, che attiene alla modernità della nostra professione, e che in un certo senso ha fatto sì che fossimo orgogliosi di appartenere a questa terra. Adesso non di rado qualcuno mi chiede ancora come mai facciamo questo lavoro qui e non da qualche altra parte, dove evidentemente gli aspetti economici, gli stimoli sono molto più importanti. E allora mi piace dire che lavorare qui è in qualche modo come avere a disposizione un foglio bianco sul quale disegnare, invece che uno spartito dove diciamo, i segni e la musica è già scritta. Grazie.